Dopo quattro sconfitte, il Crotone torna a vincere e lo fa anche convincendo. Una vittoria fondamentale arrivata in maniera meritata e che rimette in carreggiata gli squali che, anche se non erano ancora fuori strada, avevano avuto un momento di sbandamento. È da guardare gli altri risultati con le dirette concorrenti che, fatta eccezione per il Benevento, ormai quasi fuori dai giochi, riescono a conquistare tutte dei punti, è una vittoria che è puro ossigeno per il club pitagorico. E già perché se non fossero arrivati i 3 punti, oltre che il morale, sarebbe diventata preoccupante anche la classifica con Verona e Spal che avrebbero superato il Crotone condannandolo al penultimo posto. Ma per fortuna la vittoria è arrivata ed è arrivata insieme al gioco. Le idee di Mister Zenga iniziano infatti ad essere recepite, certo è ancora abbastanza presto, ma in campo si vede senza dubbio una squadra molto più propositiva e vogliosa di creare gioco. Le varie palle gol costruite, ma purtroppo non concretizzate, lo testimoniano. Il nuovo modulo poi potrebbe esaltare le caratteristiche di calciatori come Stojan, Nalini, Tonev e lo stesso Budimir, che forse da unica punta riesce a dare il meglio di se stesso al netto delle occasioni fallite. In più, a tratti è accaduto ciò che Zenga aveva sperato, e cioè che la squadra ha trascinato il pubblico e non viceversa. Insomma, segnali positivi che ci volevano in questo momento del campionato, la svolta imprescindibile a 2 giornate dal termine del girone d'andata e soprattutto in virtù delle prossime 4 gare, tutte molto complicate. Certo, in Serie A nessuna gara risulta facile, ma il calendario non sarà magnanimo per gli squali. Ecco perché aver messo questi 3 punti in cascina è ancora più importante. Quello che verrà dalle prossime 3 gare con Lazio, Napoli e Milan sarà tutto di guadagnato, per poi andare ad affrontare, dopo la pausa, lo scontro diretto con il Verona. Ma a quel punto, Mister Zenga, magari aiutato da qualche rinforzo, potrebbe già aver dato una netta impronta. Gol decisivo, 3 punti fondamentali. Anche una buona prestazione, insomma, quest'oggi si può essere contenti. No, dobbiamo essere contenti. 3 punti, come hai detto, fondamentali. Abbiamo fatto un gran lavoro durante la settimana e poi sì, abbiamo fatto una ottima prestazione. Dobbiamo e possiamo sempre fare meglio, quello è importante per noi, però prendiamo questa gara e andiamo avanti. Questa volta anche l'approccio nella ripresa è stato un approccio importante, concentrato, forse questo era mancato nelle ultime gare. Ecco, su cosa ha insistito Zenga per far cambiare appunto questo atteggiamento? Sì, come ho detto, durante tutta la settimana gli allenamenti sono stati molto intensi, molto specifici, con tutte le cose che chiede il mister, e quindi davvero devi alzare, come si dice, turnon cervello, turnon, come si dice, accendere il cervello per stare concentrato e fare quello che chiede il mister. Quindi mi sembra che durante tutta la settimana lui era sempre lì, sempre davanti a noi, e poi abbiamo trasmesso noi oggi, anche come hai detto, secondo tempo, dove magari abbiamo subito qualche gol o occasione in più partite precedenti. Ognuno di noi ha le sue caratteristiche, idee, come il nuovo mister. Lui ha le sue e noi lo seguiamo. E niente, abbiamo continuati il nostro percorso, come ha detto lui, che abbiamo fatto da luglio, e poi lui è qua per darci una mano per andare ancora più avanti. Noi dobbiamo fare con la stessa intensità, stessa attenzione tutta la settimana, iniziamo già domani, e niente, lì dobbiamo vincere la partita. Lì dobbiamo fare un approccio come abbiamo fatto settimana scorsa, tutte le piccole cose, allenamenti, impegni, e niente, andiamo sempre a fare il nostro gioco. Ante l'ultima, perché qualcosa è cambiato anche tatticamente, si è passati al 4-3-3, per te forse anche un vantaggio, perché noi ti ricordiamo nel 4-3-3 di Mister Juric, forse il modulo più adatto a te, no? Tu unica punta centrale che sgomiti con i difensori, ti trovi meglio oppure cambia poco? Importante per me quando la squadra, quando noi tutti in campo,
lo sappiamo cosa dobbiamo fare. Oggi si è visto molto bene, mi sembra, da fuori, e io lo sentivo dentro, quindi sto bene così, mi abituo da ogni mister, come ha detto, ha le sue idee, caratteristiche, importante, adesso sto bene, sono contento. Questo stadio non ci porta proprio la fortuna, però abbiamo messo anche noi nostro per perderla, perciò complimenti a Crotone, comunque ha fatto la gara che ci vuole per vincerla, però da noi rimane sempre un rimarico perché abbiamo fatto troppo poco. Cosa è mancato al Chievo oggi per riuscire a portare un risultato positivo a casa? No, sicuramente ci manca già un po' di tempo, cioè che dobbiamo essere più, diciamo, più presenti davanti, fare qualche gol, questo ci aspetta, diciamo che si può vincere partite, però poi forse ci ha mancato un po' di essere compatti, un po' diciamo su seconde palle ci hanno un po', comunque erano superiori da noi e quello ci è mancato. Walter, al di là di questa sconfitta, il Chievo sta facendo il suo onesto campionato come sempre, dietro alle vostre spalle invece ci sarà una lotta aperta, cosa stai vedendo, cosa pensi delle dirette concorrenti alla salvezza? No, vabbè, ma ognuno cerca il suo spazio nella classifica, diciamo, per andare più alto. Noi abbiamo fatto fino adesso bene, però non dobbiamo rovinarla, non dobbiamo lasciare anche che le squadre dietro ci avvicinino troppo veloce, perché sennò possiamo rischiare di veramente. Fino adesso abbiamo fatto bene e dobbiamo però rifare e rimontare quei passi che abbiamo fatto un po' indietro e dobbiamo guadagnarci sul campo. Tra i protagonisti del 2017 sportivo sicuramente trovano un posto speciale i ragazzi di Guardia Crotoniate, scuola di arti marziali, in particolare MMA e grappling, ben diretta dai maestri Antonio Parrotta e Luigi Durante. In pochissimi anni sono riusciti a raggiungere risultati davvero all'avanguardia, da ultimo il titolo mondiale di Baku conquistato da Ilaria Leto e la medaglia d'argento di Mattia Benincasi per quanto riguarda la disciplina dell'MMA. Successi importanti che però vogliono essere solo un punto di partenza, almeno questo, il pensiero di Antonio Parrotta, uno dei due maestri, intervistati durante il Gran Galà dello Sport. Sì, è vero, noi stasera siamo, diciamo, fra i protagonisti, poiché vabbè, abbiamo avuto il mondiale che è stata, penso sia unica, più unica che rara, l'argento ai mondiali con Mattia e poi abbiamo avuto in un anno ben 9 campioni italiani, a parte, diciamo, il mondiale, a parte tutto il resto, quindi abbiamo fatto veramente un successo enorme. Poi cosa ci potrebbe essere per migliorare ancora di più lo sport? Sicuramente abbiamo un assessore allo sport che si sta impegnando tantissimo e questa è una cosa bellissima. E più che altro dovremmo più collaborare fra di noi, fra sport, fra associazioni, fra piccole associazioni, fra presidenti, e sotto, diciamo, l'aiuto dell'assessore potremmo fare grandi cose. È importantissimo quello che dici. E un'ultima battuta sulla serata, perché vedere tutti questi ragazzi delle varie discipline qui tutti insieme, magari anche a divertirsi, è simbolo di aggregazione che poi è quello che è l'obiettivo che mira a raggiungere lo sport, non l'unico ma uno degli obiettivi. Infatti vedere tutti questi ragazzini insieme, no? Dove ognuno pratica la sua disciplina, ognuno il suo sport, è quello che ogni maestro e ogni sportivo sogna. Infatti il professore Paonessa ha fatto una gran bella cosa. Poi racchiuderla qui in un teatro come l'Apollo penso sia una cosa ancora più bella, molto più bella, perché c'ha un fascino particolare. Anche perché di solito l'abbiamo fatto sempre fuori al freddo. Quindi stare qui, anche l'attesa, è una dolce attesa alla fine. L'ultimissima, gli obiettivi della Guardia Crotoniate per il 2018. Allora, noi come ben sapete col vivaio abbiamo un vivaio fra i primi in Italia, sono i primi nel mondo. Quindi abbiamo, come ben sappiamo, siamo a Crotone, quindi sappiamo che i ragazzi dopo i 16-17 anni, no? Vanno via o per studio o per lavoro. Quindi noi puntiamo tantissimo su questi giovani qui.
poi cerchiamo di dargli un futuro, poiché entrati in Filcam, entrati in CONI, hanno diciamo, tutte le agevolazioni che hanno tutti gli atleti, quelli quando vanno a vincere dei campionati. Quindi alla fine lo sport può diventare un lavoro, specialmente per chi veramente fa dei grandi risultati, dei grossi risultati. Abbiamo avuto il presidente proprio poco tempo fa qui a Crotone e ci ha dato delle grandi delucidazioni. Quindi sono più che convinto che i nostri ragazzi faranno ancora meglio quest'anno, ma sono più che convinto che a Crotone si è aperta una grande porta per lo sport, anche perché oggi come oggi, per via che il lavoro non si trova, è così difficile trovare lavoro. Quindi un ragazzo che si butta nello sport, si allena dalla mattina alla sera e può avere un sogno, uno sfogo, penso non ci sia cosa più bella, no?